singoli comuni, voi sapete che i comuni hanno dei limiti di spesa per il personale e sostanzialmente ci troveremo nella difficoltà che oggi probabilmente non riusciremo a riassorbire il personale perché non saremo in grado di tenerci all'interno dei limiti. Grazie. Io 10 secondi perché diamo spazio a tutti, immagino. Io sono per mantenere la SPA, sono per mantenere la privatizzazione del latte. Abbiamo, insomma, so che con questo 20 voti me li sono portati a casa, qua. Però questo penso. La provocazione è l'ULS, Jacopo, che ritardi hanno i pagamenti ai propri fornitori? Dimmi 9 mesi. Facciamo saltare anche l'ULS allora per lo stesso ragionamento. È vero che i debiti, come sono stati indicati anche dai precedenti interventi, sono i debiti, il buco è un'altra cosa, non perché parliamo dell'acqua necessariamente deve esserci un buco, ma i debiti sono intorno agli 80 milioni, ma se ci sono i crediti normalmente il gioco è dato dalla differenza fra l'uno e l'altro. È vero anche che magari alcuni crediti sono fasulli, però se c'è la certificazione, ripeto, di enti che vengono anche pagati dal BIM, parliamo allora di questo invece. Controllante e controllore, a me non preoccupa tanto l'amministratore che fa il sindaco da una parte e l'amministratore dall'altra, a me quello che disturba è che il controllore, scusate, l'amministratore, i soci, di fatto nominano il collegio sindacale. Questa è la vera preoccupazione. E non serve che vi dica che io sono normalmente un sindaco, non comunale evidentemente ancora, dove è andato? Però faccio parte dei collegi sindacali, lo sapete tutti che nelle SPA il sindaco viene nominato dal socio di maggioranza. Allora è vero che c'è un'etica professionale, tutto quello che volete, ma sappiate che l'aspetto psicologico esiste, perché prima che un sindaco dica al proprio amministratore il tuo bilancio è fasullo, ce ne vuole, vi faccio qualche esempio, Parmalat vi dice qualcosa, in cui sono tutti i pareri favorevoli di tutti i collegi sindacali nominati da tanti. Questo è il vero problema, perché l'altro mi correggerà. Dottor Lagrua, anche la società di revisione era nominata da tanti. Confermo. Era un problema, per questo confermo. Il sistema non sta in piedi. È quello che ho appena detto io, scusi, forse l'hai perso il primo pezzo. Confermo. Aggiungo che l'atto non è fatto solamente da sindaci. Dico bene, ci sono dei tecnici. Tecnici dipendenti normalmente, mi correggerà, della provincia, forse anche di alcuni comuni. Quindi è inutile continuare a dire è colpa dell'uno o colpa dell'altro. Evidentemente le colpe ci sono, ma ormai l'unico rimedio, purtroppo per tutti noi, io abito a Belluno, è l'aumento delle tariffe. Non c'è via di uscita, salvo quella proposta di Riolon, dico bene, in regione, che sperava, giustamente secondo me, non è esattamente del mio partito, ma condivido l'opinione, di prendere qualche soldo dalla pianura. Qualche soldo, milioni, quanti soldi? La risposta è stata no. Io su questo evidentemente sono pienamente d'accordo. Ne avrei da dire, però buon lavoro a tutti. Sì, sul tema della tariffa, sul tema della tariffa, per essere chiari, la tariffa che noi paghiamo a Belluno è una tariffa media rispetto all'Italia, alle varie tariffe dell'acqua d'Italia. Il tema non è quello che possa aumentare del 5%, posso dirlo anche del 5% il prossimo anno, forse anche del 30% per un anno. Il tema è questi soldi cosa vanno a fare, dove vanno a fare, questi soldi dove vanno e perché cosa vanno a fare, con un po' di chiarezza, questo è il tema. Sul fatto della gestione pubblica, io penso che non si possa tornare indietro dall'esito del referendum, perché è vero, ha ragione Bonan quando dice che ha eliminato quella norma che prevedeva l'obbligatorietà, però consente ancora che si vada verso la privatizzazione, ma non credo che 27 milioni di italiani siano andati a votare per togliere solo l'obbligatorietà e lasciare la facoltà di, credo che abbiano espresso un voto chiaro e netto sulla volontà che venga mantenuto pubblico la gestione dell'acqua, e quindi su questo io credo che le richieste del comitato vadano nella direzione giusta, perché vuol dire rispettare la volontà popolare.
altrimenti è inutile che facciamo il referendum. Ne abbiamo fatti tanti, addirittura nell'87, che ancora aspettano di essere attuati. Quanto alle misure, al resto, però è evidente che il nuovo sistema di governance, la nuova entità non può partire con un debito di 80 milioni di euro, quindi bisogna pensare di fare quel percorso che si diceva per renderlo trasparente, anche capire come risolvere quel debito. Le proposte che sono venute fuori finora sono del tutto inadeguate, cioè l'una tantum aggiuntiva sui nuovi contatori e il milione di euro l'anno che il BIM mette per 10 anni sono del tutto inadeguate perché non risolvono il problema. È vero, hai ragione la tua, che il Partito Democratico regionale ha proposto qualche poco tempo fa un emendamento alla finanziaria regionale in base al quale era possibile, se veniva approvato, che il 3% delle tariffe pagate dai cittadini di tutto il Veneto fosse riversato sul territorio di Belluno, in quanto territorio montano, per il servizio idrico integrato. L'emendamento è stato respinto da PDL e Lega, ma cosa avrebbe consentito questo? Avrebbe consentito di far ottenere al territorio circa una decina di milioni l'anno che sono pari agli investimenti progettati e quindi scaricare dalla tariffa il costo degli investimenti e quindi si pagava l'acqua. I partiti che governano la regione hanno deciso di bocciare questo emendamento e quindi adesso bisogna trovare sistemi alternativi. Io sono convinta che nelle pieghe del bilancio dello Stato si possano trovare le risorse per rispettare una volontà popolare così netta come quella che si è espressa un anno fa. Come ha detto il signore prima, il BIM, anziché dare contributi a pioggia, perché Carlo la grua, ti ripeto che non sono 200.000 euro l'anno, ma sono molti. Io sto parlando del consorzio, infatti, consorzio. Anziché, io ho parlato del BIM. Io ti parlo del consorzio. Invece di dare contributi a pioggia a tutti i sindaci che hanno bisogno dei soldi e che si prendono le briciole perché gli serve per fare il marciapiede, campione, eccetera, e perché serve tenersi buono l'amico per le successive tornate elettorali, si mette i soldi lì a riparare questo buco che è stato fatto. Perché una soluzione comunque va trovata. Ci sono poi i fondi rotativi, cassa depositi e prestiti, insomma bisogna trovare, far partire la nuova governance senza questo buco pazzesco. Uno dei sistemi era quello proposto con l'emendamento alla finanziaria regionale che ci scaricava per un po' di anni dal costo degli investimenti e chi non l'ha approvato evidentemente se ne deve assumere la responsabilità. Non so se c'erano altre domande, ma mi sembra di no. Il tema dell'audit pubblico è un tema... Mi sembra che ormai sia chiaro che di fronte a una situazione così grave come quella che si è creata, non basta dire andate in Camera di Commercio a prendervi i bilanci, ma devono poter partecipare i cittadini anche attraverso quello strumento che avete indicato voi, dentro le scelte dell'organismo. Ma questo non perché si possa pensare di farlo in qualunque situazione di gestione pubblica, ma in questo caso c'è di mezzo, ripeto, un esito referendario che anche, devo dire, effettivamente andrebbe ampliato un po' di più. Stiamo assistendo in questi giorni a tutta la nota vicenda della Dolomiti Puls e questo potremo fare un'iniziativa in proposito. Facciamola, perché guardate anche il trasporto pubblico. Il prossimo arriviamo. Allora, sull'audit pubblico direi che non ci sono dubbi, è la cosa più evidente, anche se temo che sarà la meno scontata, nel senso che dipende chi andrà su e quanti cambiamenti ci saranno, perché secondo me l'audit pubblico non verrà concesso facilmente finché le chiavi della cassaforte sono in mano, la cassaforte dei documenti sono in mano altrui. Qui c'è il grosso dubbio che si sia arrivati, leggendo il bilancio che stavo guardando prima e incrociando i dati sulle voci dei debiti, comincia a venire il dubbio che lo stesso capitale sociale si sia esaurito. E questo dal punto di vista legale è un pessimo segno, cioè è un segnale inequivocabile, questo si chiama in termini giuridici in un modo, ma qui non stiamo a dirlo perché sennò poi ci arrivano le denunce. Quello che preoccupa è che assieme all'esaurimento del capitale sociale probabilmente siamo arrivati a un punto di criticità sul cash, che è ciò che determina il fallimento, perché i bilanci sappiamo che si possono tirare in tutti i modi. Quello che poi determina lo stato di crisi, la criticità, è quando si esaurisce il cash e la banca non ti dà un centesimo in più, non paghi gli stipendi
dopo che non hai parlato di fornitori, quindi probabilmente siamo molto, molto vicini a questo. Cosa sia successo? Adesso mi veniva in mente durante il dibattito, si è parlato molto della questione dei volumi dell'acqua e della fatturazione, però siccome questo argomento ci viene dato spesso in pasto, non vorrei che fosse una parte di quello che è successo, la parte che fa comodo far credere perché è una spiegazione plausibile. Come molti candidati vedo questa sera, forse bisognerebbe andare a vedere dove sono andati i soldi, tenendo conto che la distinzione tra le varie branche della galassia non è detto che siano compartimenti stagni. Di sicuro il BIM è stato, la galassia BIM è stata interpretata come il gioiello di famiglia attraverso il quale si faceva politica. Temo che esaurita, monta la vacca, ci venga restituita una vacca spompa, un limone spremuto, come buona parte delle cose che i miei soci, non so chi avrà l'onore o l'onere di andare a fare sindaco, temo che troveranno sorprese di questo genere a 360 gradi, con un'unica eccezione, della quale io sono tranquillo sulla bontà. Forma gestionale e questione della privatizzazione e pubblicizzazione. Allora, sul fatto di come si muove la Lega... Non si parla per aneddoti, o dice la frase, la termine, perché io non quale? So, lei stava dicendo una cosa adesso. Una società, quella che rende, quella che è in piedi, la Belluno. Okay. Perché se l'ho io... Sono... Prima parlava di default, si può dire anche default. Sì. Credo che la Lega abbia paura di una denuncia. La Belluno comunque è la vacca sana, e su questo si mette la mano sul fuoco, perché so cosa c'è dentro. Forma gestionale... C'è della riva, però. Come? Da domani non paghiamo più l'IVA sulla TIA. Anche quello è un argomento... La promessa, qua. Attenzione però, attenzione, perché potrebbe essere un argomento un boomerang. Poi lo facciamo in privato. Perché, no, perché se si toglie l'IVA vanno inserite delle sovrattasse e altri amenicoli, per cui alla fine... E voi non siete particolari. Se così non so se alla fine all'utente convenga o meno. Pare che per l'utente privato sia equivalente, per l'impresa sia una bugiarata. Perché l'IVA si scarica... L'IVA si scarica e gli amenicoli no. Leonardo, l'IVA si scarica se si paga. Corte Costituzionale, cioè, sentenza del 2009. Siamo in ritardo di progetto. Privatizzazione, Zaia, istituzione, privatizzazione, cambio di rotta, penso che abbia dato un segnale chiaro. Al di là di quello che posso pensare io, ha dato un segnale chiaro. Può essere tardivo o meno, però è stato un segnale difficile, un cambiamento, un'indicazione di voto difficile e impegnativa. La data, penso che ci sia poco da dire, ha parlato il governatore, è inutile che esprima io il pensiero. Forma gestionale, è interessante il discorso della forma pubblica rispetto alle forme private. Posso capire che dal punto di vista dell'ideale sia ritenuta più congrua la forma non societaria, però attenzione, perché poi bisogna anche vedere il sistema di nomine, come si nominano le persone, chi si manda, cosa fanno queste persone, perché ci sono aziende non societarie nell'ambito pubblico che sono in situazioni disastrose tanto quanto le società che gestiscono attività pubbliche. Quindi mi va bene, l'indirizzo è suggestivo, è interessante, è idealistico, e dietro un ideale ci sta sostanza, poi però dobbiamo stare più piedi per terra, perché è una questione di contenuti e di chi manda la politica, e non è solo questione di politica marcia, ma è anche questione della gente che non fa politica, della gente che non si espone, che non entra in lista, che non si propone, che non va nei centri di potere, perché poi quando sei lì da solo a combattere con mulini vento, va sicuro che non è molto divertente. Benvenuto. Allora, sicuramente tutti hanno in comune quello che la gente deve tornare a essere informata, la partecipazione, su questo condivido, sono d'accordo. Una cosa che io vedo stasera è la vecchia politica, perché mi chiedo dov'è il sindaco e il nostro senatore Vaccari, insieme a tutti gli altri sindaci, anche chi abbiamo in regione, per portare avanti le problematiche di questo territorio. Perché uno che fa il sindaco mi fa anche il senatore, cioè non capisco come si fa a lavorare. Cioè, quindi questa politica per me deve sparire. Un'altra cosa che cui ci tengo a dire è che il BIM uno non deve fallire. Secondo, deve tornare la meritocrazia all'interno di questi uffici, questi enti statali, perché veramente c'è un problema che abbiamo delle tecnologie in giro per il mondo
che la gente non conosce perché non c'è informazione. Non c'è informazione e questa informazione non, diciamo, non mi viene data perché non si vuole che mi venga data questa informazione. Cioè, prima la domanda laggiù del signore diceva recuperiamo le acque piovane, ci sono tantissimi sistemi che si possono usare per salvaguardare l'acqua, che deve tornare ad essere un bene. Io per caso così vi faccio solo un esempio a titolo informativo, per una ricerca mia su internet sono andato a vedere un po' le problematiche delle centraline idroelettriche, perché ricordiamoci che il Piave è il fiume più artificializzato d'Europa. Ok? A me il rappresentante che continua ad andare dal sindaco a dire guarda, tu non hai soldi perché a Roma lo Stato centrale non te ne dà, ne hai sempre meno, devi garantire il pulmino, devi garantire la casa di riposo, vengo io, facciamo una bella centralina idroelettrica, produciamo corrente, una parte va alla mia società e una parte la tiene il comune per pagare queste cose qua. Allora, io ho detto, basta, continuiamo a bloccare gli affluenti del Piave, arriva sempre meno acqua, sappiamo tutti i problemi che sono venuti fuori col referendum, perché là è stata fatta proprio informazione dal basso, la gente ha capito il problema dell'acqua e sono andati a votare al referendum. Una cosa che ho trovato, porto solo un esempio e poi chiudo per far capire anche le idee che ha il Movimento 5 Stelle, che è di fare una politica nuova, è di avere le strutture all'interno del BIM. Abbiamo delle persone, io ho 37 anni, abbiamo delle teste che escono dalle nostre università, che sappiamo la fuga di cervelli, perché non prendiamo queste persone, questi ingegneri, li mettiamo all'interno di questi uffici e li facciamo lavorare. Ma è qui che ha detto lei il parcheggio. Qui che gli ha già detto lei il parcheggio. Adesso si stenda di allora, tirare dentro pure la gente. Non sto dicendo di tirare dentro le persone, sto dicendo che le persone che abbiamo già all'interno di queste strutture vanno valorizzate. La meritocrazia deve tornare ad essere cardine. Perché io le porto un esempio, c'è una ditta austriaca che abbiamo qua dietro. Un'altra volta. Ok, va bene. Sì. Anche perché sono gentilissimi, grazie alla sala, ma tra poco ci sbatteranno fuori. Io, la signora dottor Luzzi, allora io sarò anche in tema con la, però sento che anche il candidato Colle parla di persone, parla di competenze, di adeguatezza della norma delle società. Certo che la formula giuridica è importante, dico solo che non è sufficiente. Quanto alla pubblicizzazione dell'acqua, avevo votato il referendum e non ho votato con la riserva mentale che fosse domani, quindi non si discute neanche per quel che riguarda sull'acqua, bene pubblico e bene da gestire in forma pubblica. Poi mi sono molto incuriosita dal discorso di La Grua, perché La Grua dice che le certificazioni sono a posto, quindi noi non stiamo parlando di niente. Se le certificazioni sono a posto, il problema non esiste. Invece il problema esiste, cioè vanno cercate le responsabilità. A vari livelli ci sarà anche qualche responsabilità, io non lo so, che interesserà qualcuno che magari qua dentro non c'è. Certo che se i crediti sono fasulli, se le spese sono sottostimate, se le entrate sono sempre state considerate alte e alte non sono state, a un certo momento qualcuno spiegherà, e l'ATO dovrà spiegare, l'audit pubblica deve esserci, dobbiamo insistere perché ci sia, che cosa è successo. Il futuro. Il futuro non può prescindere da una risoluzione della situazione. Bisognerà mettersi lì, il sindaco del comune capoluogo, credo che venendo meno la provincia, almeno così fare, debba svolgere questo ruolo, di guida e anche perché ha le strutture per farlo. No? Bisognerà capire che cosa è successo, capire che cosa fare e poi ripartire. Ripartire con una forma che sia più trasparente, che ogni anno costringa a dire come sono andate le cose, com'è la situazione, quali sono le entrate, quali sono le uscite. Proprio concludo col discorso iniziale che avete fatto sulla trasparenza e sull'accessibilità dei dati, che non può essere andare in Camera di Commercio perché decine e decine di cittadini non possono mettersi in processione in Camera di Commercio per avere le carte. Grazie, avrei una piccola chiusura di qualche secondo, vi chiedo la gentilezza di attendere, in questo momento lo sto chiedendo anche a chi ci ha dato la sala, che ci ha messo un po' di pepe, diciamo.
Prima di tutto per dire che ci fa piacere intanto questa prima serata di presentazione del progetto La Casa dei Beni Comuni, perché ufficialmente la campagna elettorale praticamente è un po' iniziata qui, ci fa piacere, non volevamo costruire, come avete visto, un palcoscenico elettorale per qualcuno, volevamo un luogo di dibattito reale. La cosa per cui l'abbiamo fatta è questa necessità di praticarla, la democrazia, non di raccontarla, dopo la grua può spiegarlo al suo partito, così avrà un partito d'accordo con lui. La ringrazio veramente tutti, perché al di là di questa battuta che mi concederà, la cosa principale è stata che voi avete avuto il coraggio di venire qua a metterci la faccia, e veramente, onestamente, nonostante sapete benissimo che qualcuno di voi non andremo mai d'accordo nella nostra vita, siamo felicissimi di avervi avuto qua. Ringrazio in primis la grua, Colle, la signora Bettiol, Jacopo e la signora Bortoluzzi, che abbiamo avuto modo di conoscere questa sera. Allo stesso tempo, Lanari, Andrea, scusami, sei uno di noi, da parte dei cittadini di solito faccio fatica a vederti come candidato. Voglio anche ringraziare Prade, bisogna anche dire questo. Noi abbiamo deciso di costruire uno strumento che non sarà un luogo di filosofia e di chiacchiere, e per tornare un po' seriamente alle questioni che per noi contano. Prade questa sera ha fatto una scelta, come l'hanno fatta altri, e secondo noi va sottolineata. Carbonio e il suo entourage sono entrati, ha visto che non era abbastanza fico e sono usciti. Prade era a cena con un elettore, probabilmente, abbiamo visto che dà questa disponibilità sul sito, ma i dibattiti pubblici sappiamo che sono un po' fastidiosetti. Ringrazio Walter del comitato, non c'è bisogno che lo ringrazi, soprattutto perché, tornando seri, la serata di questa sera non cadrà nella fuffa. Il progetto La Casa dei Beni Comuni l'abbiamo cercato di costruire, è aperto, ma è un vero e proprio assessorato cittadino. Questo vuol dire che non chiacchieriamo. Siamo tante esperienze diverse, chi fa cultura, chi fa politica, chi fa cazzi suoi tutta la vita e ha deciso di fare quelli degli altri per un po', chi fa sindacalista, chi fa pensionato. La cosa che però vogliamo fare è sicuramente un progetto sulla città. La Casa dei Beni Comuni non finirà in campagna elettorale, non cercherà di eleggere qualcuno, perché non c'è un cittadino ogni 60 candidato, c'è una cosa. Siamo nel territorio del socialismo reale, evidentemente. La democrazia qua è di casa, e in ogni condominio praticamente abbiamo un politico vicino, altro sì. È bellissimo. E siccome siamo gente controcorrente, abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto, cazzo, proviamo a fare politica davvero senza candidarci. E tipo da questa serata uscirà una proposta. Non finirà, siamo un movimento, sì, però abbiamo deciso di fare politica come ci piace, e perciò da questa cosa, dalle varie serate che vedrete, prima nominavate la mobilità che abbiamo già in lavorazione, uscirà un pacchetto di proposte di iniziativa popolare, che sarà un piccolo referendum cittadino. Noi costruiremo il nostro programma in questa maniera, supereremo la campagna elettorale indenni, forse voteremo qualcuno, forse no. E poi alla fine, al di là di qualcuno di voi sarà sindaco, e noi arriveremo lì con questo pacchettino, con il nostro lavoro di raccolta firme, e imporremo in maniera democratica, di discutere le proposte che abbiamo fatto. E chiaramente però non ci limiteremo a quello, difenderemo le battaglie che decideremo di combattere in tutti i modi, anche in maniera istituzionale e democratica, ma anche nelle modalità di un movimento, perciò con l'attivismo. Siamo qui per dire che non siamo un luogo di chiacchiera, non siamo un partito, siamo un movimento così, aperto, che sceglie i metodi in base all'efficacia, che sceglie le modalità in base al momento. Questa sera l'obiettivo era quello di portare qui e praticare la democrazia. Chiaramente un dibattito che non si è assolutamente esaurito dentro queste poche questioni che siamo riusciti a dire, però abbiamo provato a praticare un momento in cui cittadino, candidato, politico di professione e noi e X aveva lo stesso tempo, la stessa modalità, eravamo sullo stesso piano. Con questo vi ringrazio, vi chiedo a chi ha voglia di continuare a seguire questo progetto. Allora, direttamente ci troviamo il mercoledì, per adesso ci troviamo al Blitz, non perché è un progetto del Blitz, così lo chiariamo subito una volta per tutti per i giornalisti del Gazzettino. Fanno un po' fatica a dividere le cose, e lo chiariamo subito. Distingue non siamo anche te, però, Lorenzo, distingue anche te. Non siamo una sola persona, giornalisti del Gazzettino.
tra Simona Pazzini e Daniela De Donati, insomma, non capiscono la differenza. E niente, chi ha voglia di seguirlo direttamente il mercoledì, per adesso ci troviamo al Blitz, fin quando il comune non ci darà una caserma. E chi invece vuole seguire quello che facciamo può cercarci su belluno.it, che è lo strumento che ci siamo dati come riferimento web per questo progetto. Chiaramente le solite annose pagine Facebook che tutti conoscete, che l'uno più lo cercate su Facebook, e niente, insomma, chi abbia voglia, chi non è candidato qua dentro e abbia voglia di fare politica può venire a provare a farla insieme a noi. Noi ci siamo chiamati i comunardi, andate voi a cercare su Wikipedia se non lo sapete a cosa si riferisce. Vi ringrazio di nuovo. Scusate, chiunque volesse può lasciare la mail sul pacchetto di fuori e verrà anche un po' di finanziamento e anche qualche finanziamento che la sala costa, i prezzi lo paga lì.